Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era sopra di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del suo popolo Israele. Il padre e la madre di lui si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simone li benedisse, a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni. Dopo il suo matrimonio era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero il ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Oggi è la festa della Sacra Famiglia, così come la festa di Santo Stefano è attaccata al Natale, perché il frutto più bello della nascita di Gesù a Betlemme è stato e sarà fino alla fine del mondo la disponibilità dei discepoli di questo bambino di dare la vita per il bambino.
Non per niente il Natale è seguito da tre feste meravigliose ed eccezionali. Santo Stefano, il primo che ha dato la vita a Cristo Gesù per la sua parola, per la chiarezza con cui annunziò senza remore e senza distacchi la parola di Dio. San Giovanni Evangelista, colui che ha manifestato agli uomini la parola di verità del suo maestro, il 27, il 28, i santi innocenti, i bambini che senza saperlo hanno sacrificato la loro vita perché il bambino Gesù si potesse salvare e andare in Egitto. Allo stesso modo, al Natale è legata la festa della Santa Famiglia, che si celebra sempre la prima domenica dopo il Natale. Quest'anno il Vangelo ci porta questa scena meravigliosa, che poi sono tante scene, della presentazione di Gesù al Tempio. Quando recitate il Rosario e dite quarto mistero della gioia, la presentazione di Gesù al Tempio, abbiate davanti ai vostri occhi questa scena. Se, diciamo così, non avete urgenza per dei doveri più importanti, non mancate quando recitate il Rosario. È più bello magari di leggere qualche brano del Vangelo, della Bibbia, che si riferisce a questo mistero. È un esercizio meraviglioso che fa diventare il Rosario una meditazione. Comunque, il bambino viene detto nel Vangelo di San Luca con una espressione meravigliosa, perché il bambino è sacro al Signore. Era già sacro, era già santo. La circoncisione era, come dire, il segno tangibile, diciamo, di sangue, di questa appartenenza al Signore. Però gli ebrei avevano anche una usanza molto bella, molto significativa, educativa anche per noi. La circoncisione si faceva in casa. 8 giorni non erano sufficienti per poter essere pronti per andare al Tempio, ma al 40° giorno della nascita c'era la legge che bisognava portare i bambini al Tempio. Andare al Tempio a quell'epoca, secondo le distanze, non era semplice. Era come se le mamme e i papà, quando nasce un bambino, che si trattava del bambino maschio che bisognava presentare al Signore, quando nasce un bambino dovessero fare un viaggio a Siracusa e tornare. Mettete nella condizione di quei tempi. Eppure lo facevano. Non c'era un ebreo che, quando gli nasceva il primo figlio maschio, non facesse questo pellegrinaggio, perché ci credevano. È tutta una questione di fede. Quando qualcuno vi dice io la fede ce l'ho ma tempo di andare in chiesa non ne ho, voi dovete dire sei bugiardo. Perché il tempo si trova per le cose importanti. Il tempo è un'entità matematica. Non ce n'hanno alcuni di più e altri di meno. Il tempo è stato distribuito in maniera misurata ed è uguale per tutti, 24 ore al giorno. 7 giorni alla settimana, 30 giorni al mese,
365 giorni, 48 minuti e 46 secondi all'anno. Quello è il tempo che abbiamo tutti. Siamo noi che lo riempiamo. Che ne direste se voi fate un viaggio per andare a fare una visita a un parente intimo e importante? Un figlio, una figlia, per un battesimo, per un matrimonio. Sai, c'ho le valigie e nella valigia un ci fu laico e metterci un reale pazzita, pa' sposa. Chi? La sposa cosa potrebbe dire? Cosa nutre si, che brisa fare? Ti portassi un valigione, mi indisci a casa, portassi marazze e il regalo che dovevo portare alla sposa, non hai trovato spazio. Non hai trovato spazio. Lo spazio per il Signore ci deve essere sempre, e se non si trova spazio per Lui vuol dire che noi non adoriamo il Dio degli spazi, il Dio del mondo, il Dio che il mondo ha creato, il Dio che ha creato noi, il Dio che ci dà i bambini, il Dio che ci dà da mangiare ogni giorno. Adoriamo altro e ne dobbiamo essere convinti. E non dobbiamo avere paura di dirlo. No. Noi non siamo sulla terra per accarezzare gli altri, per adulare. Oh, vabbè, tu non hai avuto tempo. Pazienza, certo, non è che si può fare tutto. Tutto non si può fare. Ma le cose del Signore vanno prima dell'altro. Ogni bambino è sacro al Signore, sacro. Pertanto la presenza anche dei figli è sacra, o no? Non è bello che, se non è per Natale, per Capodanno, per l'Epifania, un festivo, quando possono venire via. I miei nipoti da sempre hanno fatto il Natale da mamma, quest'anno la mamma è da anni che non c'è più, da papà, per Capodanno, sempre, e mia sorella gli dice, è giusto, sempre dai suoceri, sempre. Ed è giusto. Però non è brutto quando in famiglia ci si conta e ne manca uno, lui. Certo, se sono a Pavia, a Stoccarda, a Oxford, a Londra, pazienza, c'è il telefono. Ma se sono in città e mancano, ha senso che ci sono delle famiglie dove per le feste natalizie, Natale, Caporanno ed Epifania hanno essere tutte la madre della moglie, come se la madre del marito fosse una madre snaturata, come suo figlio mascolo non uscire da cabana. È un delitto. È un peccato! Insegniamole queste cose. E a certe santerelline che parlano maronusse nel scelto del paradiso o calatere da grotticelli di Eloite, tutte buone, che buona, mia moglie, che buona. Ma ci vanno e tomà. Allora non è buona, è scemonita. O ti ha accalappiato. O ti ha coperto, o ti ha plagiato, che uomo sei. Quindi è bello avere i figli a tavola per Natale, pazienza, quelli che non possono venire. Però chiediamocelo, se è bello avere i figli a tavola, per noi cristiani battezzati, c'è un'altra tavola immandita alla quale abbiamo il dovere di essere presenti. Un dovere non meno importante di quello di essere a tavola con il padre e la madre. Ed è la tavola questa.
benedetto tutto il concilio che ha fatto l'altare anche come tavola, anche. E ho quasi litigato con un teologo famoso, di fama internazionale, che poco prima di morire, qualche mese prima, era del parere che il concilio aveva sbagliato a mettere l'altare di fronte al popolo, perché diceva lui le persone si distraggono e anziché guardare Gesù guardano il prete. E perché un padre non guarda, nudo. Non è lì a offrire il suo ufficio di presidenza dell'assemblea, perché nella stessa direzione e senza sforzo i fedeli possono guardare Gesù sacramentato e il prete come una cosa sola, come un incontro fra lo sposo e la sposa. Questa è la messa, un incontro tra lo sposo e la sposa, ma è anche un sacrificio, certo. Certo che è un sacrificio, ma è un sacrificio come quando uno si sposa. Certo, non è un sacrificio sposarsi, come no? Qualcuno calate e dice via. Però non vince l'idea del sacrificio. Prima del concilio vinceva la messa come sacrificio. Nel catechismo di San Pio X si diceva la messa è la rinnovazione del sacrificio della croce di Gesù che si ripete sull'altare, sull'altare. L'altare non è nato come altare, è nato come mensa, dove si viveva la passione, la morte e la risurrezione del Signore. È un momento di grande festa. Dobbiamo insistere di più con i nostri amici, con i nostri parenti, con i figli, anche con i figli. Ma io glielo dico, non posso fare niente. Posso farvi una domanda un po', come dire, indiscreta e un po' pungente. Quanti digiuni avete fatto per la conversione dei vostri figli? Quante volte avete piegato le ginocchia davanti a Gesù per la conversione dei vostri figli? No, quante volte all'anno, quante volte al giorno? Quanto vivete con angoscia la non conversione dei vostri figli? Se è bello che i vostri figli mangino è una cosa meravigliosa. Se è bello che si vestano e possano vestirsi è una cosa meravigliosa. Se è bello che studino o lavorino è una cosa meravigliosa. Ma se a tutto questo manca che i vostri figli abbiano una fede vera, completa, sincera e profonda, questo non è indifferente. Perché quando finirà la vostra vita, attenzione, e il cielo c'è, e c'è pure il purgatorio, e c'è pure l'inferno, sarà bello dire io ci sono, mio marito c'è, ma i miei figli, uno deve passare 10 anni in purgatorio, quindi aspetterò 10 anni, un altro è andato all'inferno, e che avete concluso che per una vita avete dato loro da mangiare, da bere, li avete fatti vestire, li avete fatti divertire, li avete fatti studiare, li avete fatti diplomare e laureare, e ora o non è? Dov'è il mio figlio? Ci rendiamo conto che siamo responsabili gli uni gli altri della vita e non soltanto di questa vita? E c'è un ultimo argomento importante. L'ultima notizia del giorno: hanno trovato una povera donna tagliuzzata a pezzi
vicino a un contenitore, pare. Ancora non si sa neanche chi è la persona. Attenzione, a prescindere da tutti gli altri discorsi, non abbiamo noi il dovere che ci è stato dato dal cuore di Gesù a Santa Margherita, i primi venerdì, dalla Madonna di Lourdes, dalla Madonna di Fatima, dalla Madonna delle Lacrime, non abbiamo il dovere di riparare i peccati che fanno gli altri, o no? E allora io non posso dire, io in chiesa non ho tempo di andarci, se non ce l'hai ci devi andare, se non altro per andare a riparare i peccati che vengono commessi ogni giorno. E al giorno d'oggi non è che possiamo dire, non lo sapevo, picchiate le visioni in vicino quasi, sappiamo, allora abbiamo il dovere di riparare, abbiamo il dovere di amare dove altri odiano, di spandere luce dove altri invece spandono tenebre. E questo lo possiamo grazie a un bambino che è nato e che ogni anno continua a nascere, perché noi ci ricordiamo che noi abbiamo una vita, ma che la nostra vita non ci appartiene.